Chi te è muerto? Buongiorno, Gonzalo, da quanto sei? Io ho detto c'è chi te è morto, Quindi chi te è morto? giusto. Lo sai, che A adesso mezzo alla strada! come Fanculo! in mezzo alla strada, dai, dove sei che ti venga qui? Non c'è bisogno, sono in compagnia di una bella signora qua a fianco. Non vedo, gli occhietti, mette le lentine viola. Arrivo al locale, ti presento una, sempre se non scappa prima. Immaginavo che era al locale. Ma è quella a casa tua. Guarda, esci fuori prima che scappa. E niente, è scappata. È scappata! Mamma, ce l'avevi? Rubo, 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 cibo, Abbiamo il cibo, DJ? cibo. Mi hanno fatto in cazzo dal DJ, bruciamolo DJ. Wey, che DJ, lo possiamo spegnere sto DJ, grazie. Lui. Lo spegniamo del DJ. Qua la roba sta per scadere. Madonna mia, che locale di merda. Vieni, ma poi dice non ti do mai niente, hai visto? Vado che lo c'è in città, non penso proprio. Vediamo. Allora. Perché? Your call has been. Palle. Che si è mangiato a paperino? Sì, probabilmente sì. Dov'è sto DJ che sta con sta radio? Che c'ha tutto cazzo sta radio? Che hai detto? Non ti sei. Ma fa gola, ma siamo solo tutte e tre. Aspetta, No, non c'è. E aspetta. Ma cosa no, non c'è? niente, ma dove sta il telefonico? Ma parla come mangi? Vabbè, Az, chiamiamo l'ospedale che mi sa che gli hanno ingoiato la paperella. Appunto. Probabilmente gli è finita in testa. Io direi che è entrato in un'altra parte, però detta. Allora. Ma smette. E io esco. Su qua. Ma la roba l'hai venduta invece di fumetta? No, te l'hai fumata. L'hai venduta, breve, breve. Ma comunque che devo fare altro tipo di pistola o non le vuole quelle pistole? Allora, Ah, ecco, è ritornata lei stessa. sono tornata normale, Ma eh? questo dove l'ha comprato quel bicchiere? Scusa lei! Dove l'ha comprato? Ma vaffanculo. Niente, la concorrenza. La Mi concorrenza, piaceva la sua felpa, adesso è bucata. e beh, che è lì, poi la vai a cucire. No. Comunque, dicevi. Dicevo, sì, l'abbiamo venduta. Bene. Ci hanno pagato in sporchi. Beh, quello è normale che volevi soldi puliti. Siamo quelli che ci hanno fatto meno. Grazie a cazzo siamo meno, eh? E nient'altro, non c'è qualche discussione, cose. No, discussione non ne abbiamo. È una No, che c'entra noi, dico in discussione. generale, no? Cioè la riunione c'è stata, penso, no? Sì, L'appuntamento. sì, sì. E c'è qualcuno che. Perché, vabbè, giustamente. Qua lui sa tutto. Aspetta, sta passando qua Miss Modella dell'anno. Nessuno della da, eh? Pezzo di legno, vai via. Vai, vai, vai. Ce la
raffica di legno, effettivamente. Oh, yeah, brother. The band is crushing it. No. Dicevi? Guarda che dentro c'è il taser. Vabbè, l'ho taserata, quello è tutto sommato, tranquillo. Sì, sì, sì. E niente, siccome lui lì ovviamente sa tutto, ha fatto la domanda se siamo tutto a posto, se ci sono problemi, eccetera. Due gli hanno praticamente mentito, perché ci sono alcuni dei verdi che stanno dentro, adesso non so se sono usciti o meno. Quindi i verdi hanno problemi? Eh? Che hanno problemi, i verdi? Sì, i verdi hanno problemi sia con la polizia che con... Con un'altra famiglia, sicuramente. Sì, Gambino, sì. Vabbè, quando mai? Sì, vabbè, sì. Ma perché hanno problemi con il Gambino, scusa, che hanno sono fatto? Sono stati Gambino a cercare loro. E allora, sai come si dice? Il nemico del mio nemico è mio amico. Sì, assolutamente sì, infatti l'idea era quella di farci amici come si deve i verdi, ma più che altro... Ma già avanziamo un favore dai verdi. Ti ricordo. Sì, mi ricordo. L'unico problema è che stavo pensando di, in qualche modo, se ci riusciamo a metterci lì sotto, nel senso, magari far fare loro il lavoro sporco. E noi liberiamo la roba, giusto? Ma vedi se te lo fanno, sta cosa. Ma ce l'hai il numero? Certo, c'è Ibiza che mi viene dietro. Ah, si chiama Ibiza il capo? Cazzo, per andare sì, il capo si chiama Ibiza e mi muore dietro. Ah, allora. C'è il numero di uno dei ragazzini. Oh, i ragazzini. Quale dei tanti? Quello che ha le palle. Già. O un altro quello, ragazzino. Quello leggermente più intelligente. Arrivo. Quello con i capelli viola. Ok. Quello con i capelli viola. Sì. No, non lo conosco. Vabbè, comunque. Vabbè, allora è il mio amico. Vediamo che possiamo fare. E chi c'era poi? Altre famiglie? Quante famiglie c'era? Quattro famiglie, e ti ricordi di tutte, quindi. L'altra famiglia però non so chi sia, cioè un'idea ce l'ho, però... Vabbè, c'erano il Gambino, i Verdi, noi e un altro. Sì. Vabbè, quell'altro come erano vestiti, cioè come parlavo, cioè sì, c'erano prima, non c'erano... Sì, sì, c'erano quando siamo andati all'altro incontro per le armi. Erano tutti eleganti e invece alcuni erano vestiti di cioè si capiva che comunque erano le braccia armate. Avevano le fondine. Quattro famiglie allora ci sono che contano, va? Ma in realtà penso che ci sia un'altra famiglia che. Anzi, un'altra famiglia che non c'era sto giro perché immagino loro non facciano. Quale? I bikers? Sì. I bikers fanno le pistole, le armi, le centraline alle macchine. Dici come lo so? Secondo te dove lo compro le pistole? Quindi erano i bikers che ti avrebbero venduto le pistole? Sì, le vendono solo quello, armi vendono. Non ci interessa di sta roba perché le avevo detto, sai qualche cosa di droga? No, noi non facciamo la droga. Per questo non c'era l'appuntamento. Per le centraline, sì, immagino. Sono venuti senza maschera, sono stati sgridati, me l'ha detto. Ora quelli dovranno avere la maschera a vita, coglione, tutti e due. Vabbè, no, non fa niente, hanno una legge. Sì, che hanno una legge so fare loro, però comunque, cioè, da me... Però hanno paura da te, però, per dimmi quella cosa, direi hanno paura. Questo sì, è buono. Per forza, però, fino a quando non mi pestano i piedi si possono fidare. Appena mi pestano i piedi va a finire male. Aspetta. Ho pestato un piede. Che stupido. E allora, contatta e vedi, organizza qualcosa, almeno così la prossima volta non siamo quelli che mando poca roba. Poi c'è un'altra cosa che ti devo dire. Ecco, allora, mi preoccupo. Domenica scorsa, ero a pesca e mi è stato consegnato un bigliettino. Che bigliettino? Sì. D'amore? Sì, della serie, sì. Alla fine, grazie all'aiuto di qualcun altro più esperto e più anziano, ho scoperto che praticamente in quel bigliettino c'era una dark chat in cioè, tra le righe, se leggevi bene c'era un indizio ed era una dark chat. E ce l'hai ancora sto bigliettino? Certo. Fammelo vedere, vediamo. Ce l'ho conservato in macchina, non mi ricordo di quale macchina. Madonna mia, una vecchia. Va bene. Mettono dentro il locale? No, a casa no, vero? E cosa fai, mi punti?
No, ho fatto il segnale dentro la casa, no? La casa, il locale. Ci sta fando le foto, non ci credo. Piano che piglia Ida. Non piglia Ida, tranquilla. Guarda quell'altra, quella dietro, l'ho fatto foto. Ma fa cagare sta pistola, non le arriva. Ma non le è arrivato proprio. Ma io sinceramente ho visto che l'hai presa. Ah, io non mi ricordo, ma l'ho presa. Io appa- non posso andare da un'altra parte. Ah, bene. Vabbè, comunque. Comunque. Non è che arrivo la polizia perché ho sparato. No. Fatto sta che questo qua, questo tizio, mi ha mandato un messaggio scrivendo: buongiorno, in bambino si sono rifatto il gruppo armato di quelli pericolosi e verranno a rompere gli affari a tutti. E allora uno del Gambino, secondo me. Penso sia contro il Gambino, perché poi mi ha scritto che con questa minaccia, vabbè, vuole uscire allo scoperto con me e il suo intento è governare la città con una regina al suo fianco. Penso che voglia, come dire, unirsi a me. No, non è che vuole unirsi, vuole che tu ti unisca a lui, visto che vuole fare il re. Vabbè, sì, e io sono la regina. Beh, però il re comanda, ricordo tu. Sì, sì. Appunto. Carte, sì, ma mettiamo le carte. Come scusa? Come scusa? Non ho capito tanto bene. Ma lei c'è o ci fa? No, io lo faccio comandare sotto le mie scarpe, però. Vabbè, perché c'è? Stiamo parlando di quello che è convinto che vuole comandare lei, capito? Vuole la città. No, vabbè, aspetti. No, lui è convinto che vuole comandare, ma io gli te l'ho detto, comanda sotto le mie scarpe. No, aspetti, dico, lui vuole comandare un minchia. Ma date un appuntamento. Vuole governare la città con una regina al mio fianco, mai sì. Sotto di lei, una vera parità e avere un gruppo unico. E che cazzo è questo? Non lo so. Dai un appuntamento, dalle un appuntamento. Sì, dobbiamo incontrarci in mezzo al mare. Perché in mezzo al mare? Sì, perché siamo così siamo solo io e lui, non c'è nessuno da parte sua, nessuno da parte nostra che controlla. Ognuno con la propria barca, ci si dà un punto e ci si vede lì. E si parla, io ovviamente, vabbè. Ma sai che in mezzo al mare possono uscire sott'acqua? Con le mute possono uscire sott'acqua? Ma non possono starci 3 ore e mezzo. Io perché ne lo so io. In ritardo loro devono essere per forza fuori, le bombole le hanno finite. Ma comunque, mi sembra strano. In ogni caso cerco. Ma manco io, appunto. Ma non possono stare 3 ore sott'acqua. Vabbè, una punta. Ma fatta. Ma appunto. In ogni caso. Ad un certo punto. Qual è questo pazzo? Così. Ecco, è caduto. Guarda lì sotto, è caduto un coglione con la moto. Ha preso l'albero. Speriamo che non è uno dei nostri. Non sta guardando. Boh, comunque questo qua guardare. Questo qua vorrebbe dato un appuntamento, ma non so. Vorrebbe un appuntamento. Così siamo. Si è fermato qui dietro, vedi? Vabbè, ce l'hai una macchina, ce ne spostiamo, andiamo a parlare. Andiamo. Tu li devi dare l'appuntamento dove ti ho detto io a 602. Che c'è il ponte sopra e sotto. Proprio non ce la fai a portare la moto, fatelo dire. Non è che si era fermato qua dietro il cavallo. No, è caduto proprio. Comunque a 602 c'è il parcheggio sia sotto che sotto. E lì è buono per parlare. Quindi non capisco perché dice: ah, non voglio appostamente. Tu ti fai, io non mi fido. Non è che non vuole appostamenti, te lo sto ipotizzando io. Più che altro perché effettivamente in mezzo al mare devi per forza venirci con la barca, no? Vabbè, ma lì ci devi per forza. Lì c'è solo un'entrata, vedi, eh. La stessa cosa l'appuntamento all'appella, tipo, c'è solo un'entrata.
Ho capito, però il problema è che se arrivano prima loro e sono tutti già su. No, ma tu devi essere furbo, lo dai prima tu l'appuntamento e ci appostiamo prima. Vabbè, a dov'è che è? Mettimi 600, GPS, allora, te la metto io. Bravo, metto il GPS. Allora, via queste donne. Non lo so, lo sai, non mi fido di mandarti da solo da nessuna parte. Ma non perché non mi fido di te, ma perché non mi fido degli altri. No, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, sì, non ti preoccupare. E poi morire tranquillo. È come, esatto. Ma va. Morire inculata. Vedi tranquillo. Non ti preoccupare, ecco, non ti preoccupare, guido bene, hai visto, ho preso pure qua. Devo guidare bene come si deve. Comunque, stavo pensando che le pistole ci conviene prenderle. Dici perché? Perché con quelle prendiamo poi le 9 mm. Con quelle prendiamo i millimetri. Se i nostri sanno sparare, che al 9 mm li perde. Solo... A parte Matthew che l'ha persa, che gliel'hanno presa gli sbirri, che si è fatto beccare. Coglione. Quale ne manca? Beh, 5 ne prendiamo, no? No, no. Ne manca solo una. Beh, prendi 5 e le tieni qualcuno di riserva. Sì, sì, quello sì. Però a sto punto le SNS non hanno senso. Se hanno le 9 mm, sì, ci esatto. Facciamo dare quelle. Ah, se hanno quelle. E se non ce l'hanno? Se non ce l'hanno, vediamo un attimo, perché comunque bene o male tutti abbiamo una pistola, io ne ho due. Io ho pure una SNS ne ho due. E una 9 mm. Ah, io ho due SNS. Quindi volendo in qualche modo si può fare, al massimo ti fai dare i soldi da Matthew, perché quella l'hai comprata tu con i tuoi soldi, e gliela passi a Matthew, visto che lui è completamente senza. Io le mie un coglionaccio, ho visto qua, qua, o sotto o sopra, c'è solo questa entrata. Meglio sopra che sì, così col cazzo che entro. Perché sopra devono entrare per forza da qua. Ahi sta, mi mettete qua e siete a posto. Ti piace? Mi piace il posto. Lo metti qua, guarda, qua, qua. Lo metti qua e se sbaglia gli dai una spinta e muore direttamente. Mi piace questa cosa. Ciao, ma piglia tutto che do che no. E niente. Io invece ad essere sincera pensavo direttamente allo yacht lì, quello lì che si vede da qua. Ma lo yacht pure si possono cambiare prima. So che ci si può camperare dentro lo yacht. E a sto punto vai a Monteciglia. Yeah, minchia, posso con la coppola. Sì, la coppola. Vabbè, comunque sì, volendo sì, mi piace sto posto, ma si anche. Ciao Rossa. A me. Se no ci sono le foglie. Con la scorta dietro. Ancora questa scorta. Sì. Vabbè, la scorta si mette lì sopra. La scorta che sì, la scorta camperata. Ma la scorta camperata. Sì, nel senso che non vi fate beccare, quello sì. Ma chi si deve far beccare? Tu ti metti qua, già bella e pronta, vestitino sexy, come si fa i corpi. Ma perché? E noi siamo tutti nascosti lì dentro, sotto, sopra. Anche meno. Vabbè, sexy nel senso qua, che cosa fa vedere che non ha pistole, no? Si aprissero le porte. Non si aprono le porte, questo è perfetto per fare gli incontri. E se proprio vuoi fare la stronza, vieni qua con un camion, un furgone e saliamo sopra il tetto questo proprio. Comunque vi mettete là e non ci mettiamo una camera di qua. Oppure ci mettiamo camera di sotto e piano piano saliamo. Però di cadere prima vai tu. No, che le dici prima che di venire tu qua. Sennò sei fottuta. Solo io posso scoprire i belli posti. Hai visto te? Temi, capolino. Guarda che temino c'è. Allora. Dimmi. Ti piace, ti piace. Gli rispondo e gli dico. Ho un posto carino dove vederci anziché in mezzo al mare. Sì, soffro mal di mare.
Ma fa, metto davanti, metto dietro, che dobbiamo fare? La metto davanti io oggi. Ah, boh, vabbè. Ma sta coppa da vecchio. Ma tu sei vecchio, rosso. Ho cominciato così di qua uscito. Vabbè. È pure grande. E un palo c'era. L'ha stappato proprio. No, sotto, proprio, vedi sotto. Infatti volevo vedere sotto. Ma sotto si può salire anche da là, mi pare, da dietro. Invece in realtà è uguale. Sì, aspetta, parcheggio, ti faccio vedere. E niente, devo mangiare un po', scusa. Si può salire da qua. Sempre bene, se mi ricordo bene. Ah no, non si può salire, no no, si invece. C'ha ragione. Ah no, pensavo che era più basso. Non riesce a salire da di qua. Vabbè, però sì, ti possono sparare da qua se devono sparare o puntare. Da qua sì. È meglio sopra. Perché da qua ti posso sparare. Appunto, si camperano qua sotto, tu non li vedi, vai sopra e ti fanno il culetto. Ma sopra non ci puoi salire comunque. Sì, lo so, però ti possono puntare, devi pensare sempre che ti posso puntare. Rosso vaffanculo, rosso senza sub, ma che schifo. Questo devi parlare pure con gli altri, non lo so come. Perché sei qua il bigliettino? sì, in macchina, però non mi ricordavo in quale. Con scritto ti odio, scemo chi legge, non mi ricordo, e l'altro invece quello di Gatti. Ma non sa manco scrivere questo. E volendo ci potrebbe vedere direttamente qua dietro che c'è la piscina. Ma non sa manco scrivere questo, conoscere senza nao, come cazzo scrive? Connoccia, questo che è, vediamo. Ti odio, che bello questo messaggio, ti odio. Ti odio. Ma ti devi andare a vendere le rose di quando ne hai qua dentro, madonna. Me le regalano, mica è colpa mia. Devi vedere le impostazioni di coso di Amazon. Vabbè, signorina, salga, andiamo. Sto cercando di salire. Ma come sta cercando di salire? Non gliela fa. Oddio mio. Sali, sei puntata, muoviti. Eccomi, io veloce sal. Come? No, dico, eri puntata, veloce sei salita. O lo fai qua l'appuntamento o lo fai alla fine del PEL, alla fine del posto, proprio di sotto c'è tipo una bancarella, guarda, facci. Grazie per la consulenza, prego dottore rosso. Una perla dici? Sì. Ah, ok, vai fino in fondo, tutto in fondo, tutto. Lì ce ne sono 3.000 posti di camperas, madonna. È quello il problema, capito? Però qua è l'unica entrata, è questa. In realtà... Sì, no, sono rotte le scale, ho provato l'altro giorno. Vi vedete qua sotto e siete a posto. E noi ci camperiamo dove ci dobbiamo camperare. Vedete qua e siete a posto. Perché non mi gira di qua? Ma che cazzo sta succedendo? Ma dove? È solo quella l'entrata.
Ma nemmeno, perché le scale non funzionano. Non funzionano le scale per salire da qua sotto. Sopra dove viene la macchina. Per arrivare fino qui da questo lato, devi passare per forza nel ponte. Per forza del ponte. Devi passare per forza nel ponte. Sapete che ci possono arrivare da sotto, vero? Ma che è questo qua sotto? No, sotto non funzionano le scale. Sono rotte. Niente. Che è questo? Almeno ti mostro che non ci puoi arrivare nuotando. Ma? Che devo fare con questo? E niente. Mi dovevi per forza buttare? Va bene, ragazzi. So perché stiamo formando a fare. Fish. Che cazzo mi ha dato una missione il tizio lì sopra? E poi rimaniamo qua, che bravi! E mo ci tocca nuotare fino a là e venire a prendere la macchina fino a qua. Esatto. Vabbè, arrivo. No, l'occhiale pure. Dove sono l'occhiale? Ok. Comunque, rosso, strano che ti fa l'abbonamento automatico. La mia esistenza è aumentata. Come è aumentata? Perché è aumentata? Guarda, tu sei io. Raga, mi ha appena scritto Gatsby. Guarda caso. È in città anche adesso. No, non è che Gabby è quello lì che era caduto con la moto come un coglione. Scusa, se ci pensi. Non c'è soldi, si potrebbe bene o male fare il giro attorno all'auto. Fa il giro lì per vedetti, no? Vabbè, adesso gli dico 603. Porto da qualche parte dove avete un mezzo. Ma siamo solo tutte e tre. Oh, possiamo fare tutte e tre. Quell'altro c'è in città. Dico, siamo solo tutte e tre, non c'è qualcun altro. Dov'è Nicola, quell'altro? Aspetta, chiedo tanto. Io qua che cazzo c'ho? Mi sa che c'ho solo la moto. Faccio la... La macchina mi è rotta. Ho la macchina è rotta. Fermi, fatti tu. Con la coppola. Mica c'è solo queste bagudine con la coppola. Ma che è questo? Costa 500. Via come corre? La gente in sta città ha problemi, tutti a fare selfie. Tutti spiani sono. Comunque volendo lo possiamo fare anche solo noi tre, eh? Oh, fai allora. Io aspettavo che facevi tu con le occhiette, almeno sai le prove. Effettivamente sì, hai ragione, vabbè, potrei attivarli anche adesso. E allora attivale lì. Che zo vuoi da me? Mi mettete l'auto per favore, che c'è la mia mano. A me quel vecchietto mi ha dato la missione che devo andare là, non capisco perché. Dove devi andare? Dove c'è il GPS giallo, lo vede o non lo vede? No, lo vedi solo tu. Madonna, che palle. Capo quanto che lo vedo quel vecchietto lì sotto. C'è sempre stato. È sempre stato. E che cazzo dà quel vecchio di bagunco?
Io mi sa che ci devo andare, sennò mi scassa l'anica sto cazzo di GPS. Max, io te lo dico, se fossi ti torcio pure un capello. Ce l'hai la pistola tu? Sì. Ce l'hai addosso? Sì, ne ho due. No, dico a lei pure. Sì. A posto. E ti ho detto che lo faccio finire in paradiso. Ma io lo sparo subito. In paradiso faccio. Dei dementi. Allora, facciamo così. Attivale, sì. Di uno contro, devi scrivere conoscere, no con conoscere. Bravo, diglielo. Giada, leggi il foglietto, no, te ride. Io non faccio le cose a muccioni. Vabbè, mica cosa a muccioni, ho detto leggi. Che cos'è, no, da muccioni leggere? La potevi un po' spostare, eh? Ah, l'hai sistemata finalmente. Sì, sì. Ma io qua c'è ciò la moto o la macchina? Aspetta un attimo, fammi vedere. La macchina non penso. Probabilmente c'ho la moto. Ah, non c'è un cazzo. Come non detto, non c'è un cazzo qua. E niente. Si sgancia via, ah, no. Senti, io torno subito, tanto lui, lei deve trovare le occhiette. Yep. Vado a fare sta cosa, sarà una cosa facile, spero. Alle 5 ragazzi io stacco, che devo uscire, anzi sono 4:30, sono 4:30 stacco, devo andare in città, fammi le, devo prendere le due da Harris, guarda sto bastardo. Questa sarebbe la comodo, una cacata. Le lente, non mai più. Ma che devo fare? Interagisce. E superci. Non vedi che mi sono buggato perché mi incazzo. Interagisce. Cazzo mi sta facendo andare, dai. Ma come sta fanno fare? Mi stai rosso, se mi ci sei ancora. Non so chi c'è, lo scrivete, lo vedete scrivere, non mi morsico.
cazzo sto andando? Madonna. Quella l'ha data caccia. Trovato pure un altro posto. Aspetta, hai ragione, scusa. No, sì, lo so fatto. A qua mi sei... Ah, l'ho segnato. Beh, che devo ritornare da quello. Madonna mia, tutto sto bordello. Vai e vieni, vai e vieni. Come è finita? Si è svegliata? Ci sono ragazzi, stavo sistemando occhietti. Ha sistemato le chiedi. Che si è fregato la mia macchina. Sto andando un'altra volta là dal vecchietto, ci vediamo là. Là dove? Dov'è il tuo vecchietto? Non mi ricordo più. A posto, a bella. Ok, ok. Tu mi ha fatto andare in culo da sto cazzo di vecchio. Io vado un attimo a prendermi una macchina a casa. E vado al 630. Non è diventata più, non è più una macchina, è una scatoletta sta macchina. È un disgraziato, ti faccio pagare la riparazione di qua. Il motore sentiva caldo. Ma perché non mi fa andare verso di qua? Verso di qua mi fa... Ma che cazzo è successo? Ciao Fano, ah c'è Fano. Ma
l'ultimo modello della macchina, no? Ah, lo posso dare. Ah, non lo sapevo che si poteva depositare le macchine dietro. E culo. Andiamo a fare sta missione, vediamo che mi dà. Che mi dà il punto per andare a pescare il legale. Hai detto qualcosa? Niente, la tua macchina l'ho buttata, basta. Parcheggiamela all'auto, poi parcheggiamela all'auto. E che? All'auto, al nightclub, da noi. Ah, no, l'ho parcheggiata al porto qua. Eh sì, devo scendere dal vecchietto, poi come risalgo? Prima che te la rubano, ti rubano tutte quelle rose, poi come fai? Te la porto, ma che scemo che sei. Te la portavi fino giù. Ma come la portavo fino giù? Ah, sì, vedevo. Questa città è piena di criminali, te la rubano, fidati. E poi non c'è manco di bisogno. Test starting. 5. Senti, lo posso ammazzare sto vecchio. Ha fatto fare i peggio chilometri per cosa? Per darmi $5, ma piglia per il culo. Serio? Serissimo. 603, però datemi un attimo perché non mi rispondo. Ma chi ti sta dando fretta? Perché mi dice garage A, ma qua non c'è? Perché non è là, ma qua. Che non è questo. E qual è? Ah, sta ragazza. Come ci fate pensare io ancora c'ho la macchina rotta qua? Come la devo portare a Bennis? Col culo. Qua c'è la camera di Fortnite. Vediamo se è rotta, ma secondo me è rotta. Ci sono state una marea di rievie. Io non ero da una vita. Niente, non parte proprio. Che palle sta macchina. Ai, ai. Allora. L'ho lasciato a cosa? Va bene. Ora vediamo qua. Ma? Si è aperto un altro... Ma che si è aperto un altro locale? Più sotto di noi. Ma qua. Ma dove siete? Al 603 io. Non lo dite, madonna mia. E piglia. Questa c'è la cosa. Sì, mettiamo questo qua.
Sono vicino al coso. Come cazzo si chiama? Cartellone. Come cartellone? Cartellone, cartellone. Ma le ha risposto allora? Niente, ho risposto. Dove è sto cartellone? Allora, benzina sera devo mettere, quindi vediamo cosa c'è sotto qua. Quanto lo porta fuori. Cazzo. Ah, miseria proprio. La miseria proprio. A benzinaio sotto. Va bene, io arrivo. E poi gli scrivo che sono qua. Brava. Sono già lì. Brava regina. 60 sono i miei, eh? Come 60? 60? Che sto dicendo? Che 60? Una macchina. Ma sto capendo che ha detto, che volebbe dire. Fano! Come va Fano? Rosso mi segue da una vita. Madonna. Ah, mi stanno facendo male le gambe. Allora, allora passo questo facciamo il cambio così, passo telefono. Non ha fatto domande, né ha detto niente, ha scritto solo il tempo di arrivare, quindi a posto. Ah, a posto. Perché sono da sola, quindi non fatevi né sentire né vedere, mi raccomando. Buoni. Vabbè, tu basta che dici una parolina magica, spugniamo tutte e due e lo puntiamo, semplice. Qual è la parolina magica? Aiuto. La parolina magica. Mi piace la Nutella. Aiuto. Che bel tempo, dici. Volte radio, se sentite due bip. No, che bip, che dici bip, dici che bel tempo. Bip fa. Devo dire che bel tempo, va bene, che bel tempo, ok. Eh sì, perché se fai tu doppio bip e arriva qualcun altro che si sveglia, non lo capiamo poi. Qua una volta c'era il garage, un'altra città.
Ma tu già sei dentro? Io sì. Ah, ok, io manco ti vedo da qua, buono. Ma sono... Sei sopra? Sopra, subito appena entri sulla sinistra, al primo parcheggio mi sono messa qua. Mettiti un po'... Ah, ok. Quello. Poi piuttosto passeggio verso dove... Dove c'è la... Brava, così se fa le minchiate lo buttiamo da là. Visto che lui vuole tutta la città. No, sai, io voglio, non mi fido, vorrei fargli qualche domanda. No, tu non sei curiosa? Sempre se non fanno meta. Ma questo è più fattibile. Minchia, guarda cosa sto facendo là. FK. Mi sa che è arrivato con la moto. È da solo quindi? Sì, con la moto tutta scassata. Vuoi vedere che è quello di prima? Beh, anche qua non si può uscire. Che palle. Che palle. Devo comprare una moto di quella, guarda che bello. Due posti però mi serve. Però quando so di ciò è vero, mi devo comprare la cosa. Perché mi sono ricordato. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Ai ai. Fado, ma ci sei? Io voglio capire chi c'è. Fanno che sta giocando a Roblox, ma come? Su modalità? Ah, King Legacy, quell'altro King Legacy. Nuovo rotolo un nemico. Cazzo è rotolo un nemico. Aspetta, ora si vuole sotto i miei due moderatori. Che moderatore, me lo posso sbattere sulla calina. Aspettiamo. O ci vado e li sparo. Cos'è? Sono un bel ballo. Dobbiamo mangiare, aspetta, vedo un po' il casco.
Una maschera e mangiamo. Ma non capire che... Allora, nel frattempo guardo, ok, pescatore, l'ho fatto, pescatore, ma sono un pescato, nuotare, guidare, BMX, la miniera, scritta, il faro, Bellevue, per fare 15k, tutto a posto? Ma fa però, mentre non risponde poi. Ma voglio capire dove, quella dove è messa. Quando è bello i posti dove uno può parlare. Mette qua e mette i parenti a parlare, non deve vedere nessuno. Aspettiamo. Devo vedere una cosa. Vediamo prima di tutto se c'è quello appunto. Your call has been... Non c'è, non conto mai. Ma sì, metto un po' così da dove passare tempo poi. E di retro questo presso in privato. Questa è quella di Fast and Furious. Questa che cosa c'è? Era prezzo in privato. Ma che prezzo in privato? Ma mettetelo pubblico il prezzo, porca puttana. Sempre in privato. Vedete che sono bello. Ma che dobbiamo fare? Non dice niente poi. È normale, non penso voglia fare capire che è in compagnia, capito? Vabbè, andiamo a rapirli tutte e due. No, ma aspettiamo un attimo. Aspettiamo, che palle. Che dobbiamo fare? Purtroppo. Il re e la regina, no? Oh, guarda, mi stava cadendo il latte dalle ginocchia, te lo giuro.
Urre, guarda, non esce chi studia, urre. Vuole tutta la città, madonna. Un primo arrivato, ma va a cagare. Vabbè, penso che lo conoscere, no? Guarda, se fosse per me gli sparerei in testa e stop. Allora vai e sparali. Così finisce sta chiacchierata che è un bel po' che la stanno facendo. Niente. Vabbè, aspettiamo. Aspettiamo che dottore di palle, però. Ah, i lumachi vuoi? Te. A divertito. Che ore? Ah, alta, era da alta. La figlia di la compagnia. Regina, tutto a posto. E niente. Senti Giada, facciamo come ti ho detto per telefono. No, aspetta. Le puntiamo a tutte e due e ce le portiamo. No, aspetta. Guarda che sono bello però. Ma almeno dare una risposta. Ciao. Ciao. Devo mettere l'acqua, minchia, ma vivono come pocci più. Lo so, e qua c'è mezza. Quelle sono le lumache. Mi fate caso, un po' di lumachine. Ciccine e cicciantelle. Che? Ma dove sei tu, Giada? A mettere benzina. Perché lì dentro la macchina con la macchina accesa. Madonna, ma proprio... Ma non è che si sta mettendo d'accordo e si sposa, fanno vedere la regina. Non ti sento. Sto dicendo, non è che si stanno mettendo d'accordo per sposarsi davvero, sti due. Guarda, da parte di Max non credo proprio. Bah, vabbè.
un cecchino che gli sparo da qua. Ma il fatto che io non li vedo. Sono là. Ho visto i camminare che sono andati là. Sì, ma secondo me era quello con la moto che è caduto, perché mi è passato proprio davanti, che faceva un bordello con la moto. Bello il re che cammina con la moto rotta. E poi il re con la moto, va. Il re che cammina con la moto, non con la limousine, la Lamborghini. Appunto. Senza gambe tra un po'. Ma sì, ora lo puntiamo, gli rubiamo tutte cose. Come è finita? Sonny sempre c'è. A pesca dillo. Sì, no, fidati, non lo vuoi sapere. Ma non gli dire niente, quello è un canterino quello. Quello è un canarino, che li racconti? Se non lo vuoi sapere, gli ho detto. Ecco, bravo, troppe cose vuole sapere, ficca il naso ovunque. No, mi ha chiesto dov'ero. Io gli ho risposto non lo vuoi sapere. Appena gli dici, che gli dici poi? Dice, eri in piscina. Con un ragazzo, affari miei. No, non mi chiede. Io sono curioso di vedere chi è sto re. Appena me lo dice. Il re e la regina, madonna. Ma guarda, non viene proprio. Hanno fatto passare due giorni che siamo qua fuori. Che è vero. Mi pare a me che tu si sente tre cazzo e mezzo. Ma chi so, manco sappi scrivere, conoscere, vai. Già però ho letto quella cosa, ho detto, ma chi è? Analfabeta. Bello re, madonna. Aspettiamo. Ora glielo dico in radio, aspetta un attimo. Regina, sono passati 2 giorni. Che tempo vuoi per uscire da lì dentro? Check, ragazzi. Check sta micchia. Che state facendo, il principe e la principessa, per caso? Sino, che stai tutto a posto, ciao. Tutto a posto, ciao. Tutto a posto, ciao, in che senso? Ha trovato il suo re. Chi ti ci acconsente? Lascia che non gli rispondo. Che ti ci acconsente? Ma tu sei venuto così senza maschera? Ma non lo so, questa è proprio criminale pura. Ah, pensavo che era la tua faccia. Oh, è da questa moto. Mettiamo portafoglio qua, radio qua, vaffanculo. Tutto a posto, allora dobbiamo venire, ok? Arriviamo subito! Ma non dice niente! Aspetta, stupida! Oh, ma non dice niente, chi da ci acconsente? La finite, arrivo, ma to... No, arriviamo noi, lo puntiamo, ce lo portiamo sto re! No. Guarda come se la ride, però non me la racconta giusto. Lo so. Che sto re ti piace, visto che te la ridi sotto i baffi. Non te lo dirà mai. Beh, chi dai si acconsente, no? Dove ti aspettiamo? Giada, sai che cosa sembriamo adesso io e te? Sembriamo due amanti che ci stiamo vedendo dentro un parcheggio. Vero? Ma poi non parla, chi da... Sta facendo passare la voglia. Quello stanno rispondendo a me. Hanno risposto il mio moderatore. Sembra che un appuntamento.
Siamo nascoste. Per fare futti futti. Sì, però oh, 3 giorni ha fatto passare. Oh, ora ci vado. Oh, ha rotto un cazzo. La regina. Vabbè, vai tu. Se... sei da fare. Che vuol dire? Che farevo? No, dico, se vuoi fare altro. Sì, ma doveva essere una chiacchiera di 2 minuti. Che stanno a fare? Per lui era un appuntamento. Se questo è un appuntamento, mamma mia. Appuntamento è un bel posto, un locale, no, un barcheggio. Dipende che tipo di fantasia ho. Ma... vabbè, fantasia medievale, no, è la legge. Ma dato che... mi ricordo quello che cazzo stavo dicendo. Niente. Che tu scrivi i bigliettini come uno dei primi elementari. Porco due, era. Ma. Aspettiamo con ansia. Con ansia, con amore, trivella. Cosa prova, prova. Prova, prova che. Niente, trivella, scrive prova, prova e poi se ne va. Ah no, c'è. Ma che è scritto poi? Aspetta. Sì, con ansia. Ah, i furti. Ora prendiamo. Ha fatto un appuntamento lei con la regina. Ora riprovo i furti. Ma secondo me faccio schifo. 22 play poi. Arrestato subito. Outer e user. Come user? Dovrebbe essere ma la famiglia. No, user. No, forse è questo? Auto e membro? Sono is, sì, lo so, ma io il secondo giro lo sbaglio sempre. Secondo numero. Tu non sei più entrato, animale. Sei proprio sparito, i bitcoin non li hai venduti, non hai fatto fitti fitti. Vediamo se risponde a quello con le armi. Sì, vabbè, lei stavo chiamando il posto. Yoko. Questo ha fatto un'altra storia. Che paura. Tu preparati già sui numeri. Ah sì, lo so, però poi sbaglio. E cecchio va troppo veloce. E se per il follower. Salve caro, salve. Stiamo aspettando qua la signoressa in giallo e il suo principe. Ma farà passare una settimana? Non lo so. Mi sa che ha fatto colpo sto re. Posso proporre un server che ha cambiato gestione. Jerry, mi sa che quel server che dici tu forse già lo conosco. Sa che si chiamava, aspetta, fammi capire, prima si chiamava Iris, mo si chiama Reborn RP. Ha cambiato gestione. Ark RP. Che è Ark RP? Cioè è di GTA o è di Ark, scusa. Ah ok, non è quello, Ark RP. Tic-tac. Ritirare più. Ah, non lo conosco. E sono passati 3 giorni.
Tutto ok, se vero tu palle, e dico, ah, e di che cosa si tratta, che è un tipo fantasy, un tipo, prima spiegami com'è un po', se come questo non ha senso, cioè mi trovo bene qua, se è diverso degli altri, nel senso di fantasy, di sopravvivenza, cazzate varie, ma capisci? E sono tutti uguali, non ha senso cambiare. Allo santo, sape, allora guarda, diciamo uguale questo, virgolette. Vabbè, per provarlo posso provarlo sempre. Mi fai dare la VL, lo provo e vediamo se è bello. Ci porto qualche persona. Se è bello, non ti assicuro niente. Perché sai, le persone si trovano bene. È come relief, ma non so come fare, trotti bene. Però adesso mi trovo bene. Non mi hanno dato fastidio né problemi. E non vuole sempre. Ah, beh, allora poi lo provo. Se mai quasi termino la benzina. Tanna famo tutte e due. Cazzo, era una mosca zanzara che si stava appoggiando. Posso avere un contatto. Scusa. Ah, ma se non è ancora aperto, dimmi una data, non c'è bisogno che me lo scrivi, dimmi una data. È vero, se non è ancora aperto. Allora, questi mettiamoli così. Uso sta per scadere, a posto se. Dimmi una data, quando sarà aperto? Ah, e vabbè, allora fai una cosa, non mi scrivi, cioè, quando mi vedo là, ne ripassi e mi dici, sai, è aperto. Vai prima, no? Prima che ti dimentichi, no? Allora, fammi capire qua com'è finita. Questo disco di sta pazza. Ah no, stanno parlando sul disco, vedo dove sei. Che ma quando gli piace chiacchierare fa passare 4 giorni, eh? Va bene, ciao Jerry, buona giornata. La data del matrimonio quant'è? No vabbè. E niente, non risponde. Aspetta un attimo. Dimmi un attimo la macchina, arrivo. Che è successo? È sparita. Che c'è dentro la macchina? Esche il borsone, vediamo che c'è dentro il borsone. Ah, il borsone è vuoto. Che cazzo, che lo dove l'ha preso? Zaino? Ah, il Funko Pop. Dove nella cotta Funko Pop? Ma lo sapevo che c'era il Funko Pop. Cioè, sì, so che c'era il Funko Pop, ma non sapevo che c'era la raccolta. Lo zainetto. Scusa, la K non era... Ah, no, era... No vabbè, quello fa me, no vabbè, ma quello fa me da quell'altro. È passato quel coglionaccio, dai. Oh, e tutti ste mano così. Quello fa me da sonni. Ho fatto meta. Guarda dove sono, no, non si vede, ma non si vede un cazzo, che cagata.
Aspetta, F5 boost. No, mo la rispondo, fa un culo, va avanti. Sì. 5 giorni hai fatto passare. Lo so. Vergognati. Ci vediamo, dove ci vediamo? Dove ci vediamo? Al locale, dove ti vuoi vedere? Andiamo al locale, va, prima che le ammazzo. 5 giorni, buttateli fuori, con freddo. Freddo, Dio, dai, non fa così freddo. Posso capire, fosse stato gennaio. Tu sai che vuol dire tenere statuto per 5 giorni? Con le palle squarate, oh? Mo ci racconti che è sto re. Ah no, per solo, stavo fermando qua. Per ridere vuol dire che ti piace storia. Sì, devo dire, è divertente la cosa. Per Ceda non è divertente. Mi vedo per mangiare come sempre. Shh, non dite niente. Locale tu? Sì. Qua. C'è un ninja. Dove sei? Io sono fuori, tu dove sei? Fuori? Siamo appena passate voi con un cerio, come sei? Oh, c'è quella musica che mi rompe il cazzo a me. Vabbè, vengo dentro, detta così poi. Cretino! Vabbè, ma scusa, ma vieni al bar che sente meno la musica. E niente, sto coso fa schifo. Anzi, ma sei... Fa schifo, sto di fare. Non ti vedevo, madonna. Ah, non mi vedevi? Ah, strano. Non ti vedevo, pensavo fossi trasparente di dover chiudere le prego. Vabbè. Comunque, chi è sto re? Il capo del casino. Proprietario del casino. In che senso? Il gabbino. Il tuo... È stata bellissima la mangiata. In che senso? Niente, ha avuto un tono un po' particolare. Sì, ok, comunque. Vabbè, comunque, niente. Che cosa no, scrive, ti prego. Stai scrivendo su Death Note? Non ce l'hai ancora il Death Note? Sto scrivendo la lista nera. Racconta, non lo so. Allora niente, ti devo puntare, fatti parlare, poi ho caso no, parla. No, bella. Allora, ho trovato le 9 mm, partiamo da questo presupposto. Vabbè, l'ha trovata, se la sono comprate loro, comunque.
Vabbè, sì, 100.000 l'uno, dobbiamo dirgli solo quanto. 100.000 l'uno, minchia. Le 9 mm costano 90 in armeria, perdono. Ne vale la pena. Meglio dell'SMS che ti costano 75 in armeria e ce ne spendi 25 più. Vabbè, dobbiamo comunque. Dirgli solo quante ne vogliamo, lui me le fa avere. Questo è quello del casino, giusto? Perché sono loro che hanno preso hanno vinto l'asta l'altra volta. Sì, lo sapevo. Sono anche loro che hanno fatto più erba l'altra sera. E comunque, niente. Niente, quindi quando è il matrimonio? Ancora questo matrimonio. Smettila. Come smettila? Scusa. Smettila. Giada, pensaci, lo sposa e poi lo ammazziamo nel gabinetto. No. No, facciamo al matrimonio, ok. Certo, quando il prete dice chi non accetta, dico adesso, pam, coppio in testa, bravo, mi piace. Non so perché sei la tutina per andare in moto. Perché vado in moto? Che cazzo di domande fai? Boh. Sì, ma non si può guardare, sono due cose, vabbè, niente. Ma che cazzo vuol dire? Niente, sono due neri diversi, mi dà fastidio la cosa. Ma se sono tutto unico, ma sei tu che sei cieca, mi sa. Appunto, forse le scarpe sono diverse. Quindi hai. Vabbè, tu hai bisogno della. Hai la tutina intera. No, ti devo chiamare il dottore, mi sa che sei cieca. Cioè, mi dice due colori di un. Vabbè. Comunque, che vuole? Sembrano più scuri rispetto alla mai. Sì, sì, fatti la chiara. Comunque, che voleva che ti sposi? Perché? Beh, niente, mi ispiro, gli piace, gli interessa ergersi sulla città insieme a me, insieme alla nostra famiglia. Scusa, non ho capito se l'aspira, non ho capito bene. Ispiro sì, io, faccio ispirare per sempre. Ma scusa, io questo non l'ho mai visto, come fa a dire tutte queste cose? Non l'hai mai visto? Io l'ho visto. No, mai. Ah, il ragazzo con il codino, con i capelli azzurri. Mai, ti dico mai. Io l'ho visto. Vabbè, tu sì, perché se la fai sempre con lei, Paciccia siete. Ma guarda che viene anche spesso al locale. Se tu stessi al locale. Vabbè, comunque. Infatti l'ho visto qui, mai con lei. Devi stare in campo. Oh. Toccio pelata come me. Oh. comunque, no, quindi l'ispiri si vuole sposare. Va bene. Lui re, tu la regina. Vorrebbe allargare il gruppo, ecco, creando un'alleanza. Adesso vabbè, ma se già sono quanto i cani, scusa termine. Più o meno. Vuol dire che forse non sa, come si dice, no, addestrare i suoi. No, in realtà. E noi siamo più intelligenti. Ah, finisci, mi fai imparare, se no tu punto. Oh, e para. Sì, un attimo. Sei un attimo che voglio sentire. Ecco. Vai, Max. Allora, praticamente vuole creare un'alleanza con noi, io gli ho detto che ci sta bene, che ci aiutiamo a vicenda, informazioni, che ne so, se serve l'ostaggio per la rapina, la chiamata, o comunque se si deve andare ai campi, oh ma ci sei tu in campi, o guarda che il campo è occupato, ci siamo noi, in modo da non romperci con gli anni vicenda. Ah, allora quella cosa con i vedi si va a benedire. Questo è più che altro perché tecnicamente lui e i Gambino sarebbero alleati, ma a quanto pare c'è il quello dei Gambino che vorrebbe comandare su tutta la città, e a lui sinceramente la cosa di comandare qualcuno gli comanda sopra non gli piace, preferirebbe avere in questo caso noi a fianco, quindi questo in breve questo. Ah, veramente non vuole noi, vuole te a fianco, non noi. Compresi voi, perché non hai il pacchetto. Un pacchetto, no, non sono un pacchetto. Non lo prendi, sinceramente. Che fai, mi vuoi aprire come un pacchetto? Sì, prendo il coltello e taglio il. Non c'è bisogno, guarda, il pacchetto, eccolo! Ma smetti, rimetti i pantaloni tu. Ecco. Comunque. Niente, questo, ragazzi. Come a te non ti stavano sul cazzo con il casino. Allora. Sì, perché ci hanno preso il casino al posto nostro. Se parlate tutto dopo ho capito un cazzo. Che hai detto Giada? Ho detto sì. Ma tu non ti chiami Giada? Hai detto Giada. Giada, rispondi.
Gli ho detto che di illuminarci. Come illuminarci? Sì, illuminarci di mezzo. Era un modo di dire. No, illuminarci vuole prendere fuoco, state attenti. Vabbè, comunque, mi fate parlare. E parla! Sì, ci stavano sui coglioni all'inizio quando ci avevano preso il casino al posto nostro e noi non avevamo nulla tra le mani. La cosa ci dava fastidio, ma non solo a me, anche a lei, apparentemente. Però sinceramente, avendo questo, è loro il casino, boh, pace. Alla fine comunque diciamo che tra i due è colpa loro, è colpa del... colpa Dio. È stato il governo a darlo a loro, anziché a noi, quindi alla fine... Ha pagato il governo. Per averlo loro. No, sono arrivati solo prima. Ma quando mai ha pagato il governo, madonna? Ha dato una mazzetta in più di te. In ogni caso ti devo dire che a me sinceramente questo posto, viste le nostre stanze, mi piace di più. Però vabbè. E niente, a posto, questo è, ragazzi. Boh. Quante... Ma non è che forse invece sta facendo tutto questo per tenerti in pugno, che ne sai? Ma ovviamente io mica mi faccio tenere in pugno. No, io non ti sto dicendo che ti fai tenere un pugno, sto dicendo la mia idea, no. Lei l'ha capito, Chad è furbo, più furbo di te, basta. Ma ci può stare, ma assolutamente, cioè... Io ti direi di fare quella cosa che ti ho detto prima. Il mio nemico, il nemico del mio nemico è il mio amico. Infatti lui è nemico dei Gambino. No, te l'ha detta te, ma non lo sai. È nemico dei Gambino, come i Verdi. Mi ha dato un'informazione che noi non avevamo, banalmente. E che informazione? Che nonostante io sapevo direttamente dal capo dei Verdi che loro con i Gambino avevano screzzi, ho saputo invece adesso da Natural che nonostante gli screzzi, ieri sera i Gambino e i Verdi si sono incontrati e adesso i Verdi lavorano per i Gambino. Questo non lo sapevamo. E tutti i video? Farò dare la certezza. Bravo, fate dare la certezza di Ibiza. Ora ti dice chi è stato, però gli dici il nome. Qual è il problema? Ma non è un problema, me la giro a modo mio. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Quando voglio so come intortare la gente, vai tranquillo. Già da troppo, troppo nervosa, guarda, guarda. La ruga li fai venire, sai, ragazzi? Io gli faccio venire le rughe, io... Chi è che mi scrive un provato? Non mi faccio venire niente a nessuno. Forse. Che buona trivella. Trivella, sono tutti amici qua, ci vuole tu, Trivella, ci vuole un pugno di ragazzi belli, tu li prendiamo tutte cose noi. Vabbè. Ma allora me lo chiamo. A chi chiami? Arrivo subito. A lui. A chi? Lo chiamo, gli dico che ne abbiamo. Si chiama proprio Natural. Sì. Che nome di merda. Il cretino che so. Scusa, è Natural. Dove vai a cagare? È Natural! Che cretino che sei, madonna! Che scherzo, amici, amici, con tutti voi lo vengo. Niente, aspetta un attimo, non ho fatto il tutto, forse non lo volevo, adesso chiamo anche Marco. Capito, capito. E me ne è andato, l'ha detto, cioè l'ho detto solo dall'appoggio, voglio che ti metti in mio fianco. Ma quello era il succo della cosa. Per me, scusando i termini, no. Ma lì, beh, tu conti, comunque sono affari miei. Ah, sì, affari tuoi che poi porti pure a me, sono pure del pacchetto, ma se vuoi mi spacchetto da solo. Aspetta un attimo, il discorso... No, nel senso di faccia, a me non mi piace sta cosa, perché non mi fido. Troppi sì, segreti, troppo cose sotto comando, vuole. Perché? Non tu. Dico te, dico sto Natural qua. In che senso? Nel senso, vuole comandare la città, che ne sa che fa il doppio gioco. E ti darà il gabbino. Ma infatti o ti darà i vendi, o ti darà qualche altro. Che ne so che ma ti darà... Manco, ma manco tua idea,
Harry se riusciamo a parlare. Vabbè, ma hai vedi sono quattro scappati di casa. Già da l'ha visto come l'ho gestito in un gioco. In 5 minuti. Rivedi se si può parlare. Il Biz è bravo. Il bambinetto è bello. Lo mette all'angolino a piangere. Sai benissimo che a prescindere non mi fido al 100% di nessuno. Quindi ti dico, in ogni caso, fino a quando ci può fare comodo a lui, noi e noi a lui. E... questa cosa, un'altra cosa che. Se i bikers vendono le armi, vedessi a sapere questa cosa, come finirebbe? Pensaci. Ecco. Vic. Quella. Sì, c'è una sì. Era Giada? Mi dai ragione, Giada? Vic. Giada? No, dico, mi dai ragione, nel senso questo ci sta mettendo in mezzo a tante cose. Dimmi. No, parli con me solo, ti confidi con me. Hai un fanco pop da darmi? Perché la cosa mi fa esplodere la bomba? Io sono locale. Fidati. No, parla. Come ho finito? Ma qua dove erano i vestiti? Mi dico di piano, era sotto. Ma sì, tanto abbiamo tutto il giorno per poi beccarci in un momento. E qua tipo. Vediamo se qua è un coso. No, non c'è un marsupio qua. Che palle che ce l'ho della macchina. No, nel furgone. Nick. Va bene, ok, ti aspetto locale allora. Non mi guardare così che non ti esce lo, il bacio. Eccomi. Max. Che è successo? No, mi guarda così da vicino. Lei. Che è successo? Che vuoi tu? È lei che mi guarda così. Scusa, se uno ti guarda così, da vicino e vicino. In realtà sei tu che ti sei messo di fianco. Ma non è vero! Ma che bugiata! Sì, invece. Comunque, Giada non voleva ti butta una bomba, ha detto. Che? Non ho capito così io. Fa una scena bomba se parla, non ho capito. È incazzata. Sì, non voglio parlare perché sennò scoppia, faccio scoppiare le bombe. Ecco, hai visto? È incazzata. No, dai, parla, è giusto cioè, conoscere anche la tua opinione, essendo comunque no, ma sei la capo mia opinione non è. La mia opinione non è per. Aspetta, facciamo, scindiamo le due cose. Ecco, vai. Potrebbe esserci utile. Ok. Ok, e quindi questo io... pure io l'ho detto. Ok. E basta, cioè, questa cosa non potrebbe anche andare. Può andare nel popo a noi, va. Out Night, buonasera. Out Night. Che no. Ciao, Miguel. Ah, tornate. Miguel. E quest'altro. Sì, sono. Un altro cascamoto qua. Sì. Che palle che siete, ragazzi. Ma fatti i cazzi tu, ma questa palla con noi, ma io non lo so. Cioè, sei incazzata lei, vai. La verità brucia, visto? Che sei incazzata lei, ma io brucia. Sì, la verità. No, non hai visto che ha cambiato pure il colore dei capelli? È più scuro. No, è sempre stato così. No, eravate gemelle. Quando è il taglio. Il taglio. Allora si è cambiato il taglio. Comunque ti dicevo, c'è il negozio dei vestiti qua sotto. Così mi cambio. Aspetta un attimo. Vediamo se è sotto. Cosa mi cambia? Uè! Madonna, che capriola! Era per di... no! Era per di qua! Olè. No! Ma cazzo era il cambio dei vestiti? Cos'è qua dietro? Cos'è qua dietro? Oh, eccolo qua, sì, è qua. Andiamo a vedere i soldi. Ce l'ho i soldi? Cioè ce l'ho da nome, non devo spenderli. E allora cambiamo, ci mettiamo. Questo com'è? Se no. Sì, vabbè, ho cliccato. No, devo cliccare questo. Se no, adesso. Ma da quando fumi? Ma che vuoi? Meglio questo. Da quando fumi? Quando sei nervoso magari? Sì, è nervoso per colpa tua.
che cosa volete dalla mia vita? Poi ne parliamo in privato. Poi ne parliamo con le manette. Con un frustino pure. La frustitù, no, già. E poi ci hanno fatto reggere. Oggi ci voglio spendere. Ma poi questo costava suolo, voglio spendere. Vieni al locale da sicurezza. Che palle, mi ero vestito elegante, vabbè, vengo alla sicurezza. Non lo so, chiedo, di solito ti piace di più la sicurezza, però se mi vieni elegante va bene uguale. Ma che sicurezza, ma che sicurezza vuoi? Tu vuoi tutta la città. Vieni elegante, cioè effettivamente hai ragione. Chi ti fa del male? Solo io ti posso fare del male, è Giada. Più Giada, perché come ora è incazzata. Madonna mia, queste scale brutte, così. Gli occhi me l'hanno fatte. Beh. E chiudete. No, Giada, dai, dopo la picchi, tranquilla. Ma che pensi? Stai calma. Perché mi hai preso? Sto dicendo, stai calmo, non la picchiare, la picchi dopo, quando siamo soli. La lechiamo e la picchi. Facendo l'annuncio. No, mi è uscito da Roblox. Stavo fammando le cose, stando FK. Ma posso mettere il nome nell'open bar, chiedigli. Ma metti Pingo Pallino. Vince. Fatto. Il signor Vince. Che Madonna. Ma sto Vince va da ogni bar e fa l'open bar, fammi capire. L'hai visto già? Sì, questo è quello del cartello. Ah, ok, allora. Shh. È il cartello. Non capisco che è il cartello. Che a me ancora me l'hanno fatto conoscere il cartello. Oh, sì. Aspettate un attimo, devo fare una cosa su Roblox. Che palle, non c'è quello che dà i soldi ancora. Vabbè, mettiamo un FK. Semplice. Mi metto un FK e mi faccio soldi. Così almeno. Ma smetti di saltare che sembri una lince. Sembri Bambi, dov'è mamma? Ah no, vero, si è mangiato. Ma? Ho visto cose strane, ho visto. Che hai visto? Ma che ne so, qualcosa che si posso da là a là, madonna. Ma in che se... Sì. Ma che ne so, vedo i fantasmi, pure io, no, li prego. Giada, signorina Giada, ma è stata sotto nel tunnel? No. Guarda come bello sotto, ci sono i fantasmi. Ma vero? Sì. Madonna. Poi io vedo qua i fantasmi. Oh, dai, smettete di spingermi, mi tocco le coglioni. Oh, madonna. E sempre tu ci sei dietro le porte, eh? Ciao Sonny. Prima è passato con la moto il fubetto. Prima è passato con la moto Sonny, l'ho riconosciuto dalla maglietta. Metallaro di cacca. Ah, qua c'è Tese. I bigliettini, la radio. I bigliettini, io non li leggo. Io non li leggo sti bigliettini qua, sicuramente saranno stronzate. Quale? Quello che è il deposito? No, quelle che sono qua all'ingresso.
No, 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 non leggo, non mi interessa. Cioè, sicuramente ci sarà Sciamo chi legge, sicuro, 100%. Dai, leggi. Per c'è Sciamo chi legge, ti faccio la pelata. Allora, vediamo questo. Allora, vediamo. Sto cercando lavoro, noi del Bennis Gasto cerchiamo un meccanico con esperienza e pronti a metterci in gioco nella migliore figura. Ma da quando il Bennis si manda i bigliettini per assumere le persone? Boh, poppa. Un altro biglietto uguale, ma che è? Quanti biglietti ha fatti? Treni ha fatti. Posso? Azzella, hai letto il bigliettino? Ma no, che cazzo? Scemo chi leggi? Tu l'hai scritto? Allora, sì. Sì, lui l'ha scritto. Ma vaffanculo. E se sei scemo non è colpa mia. Tu sei scemo. E tu sei un canterino, sei. Che ci facevi prima con la moto? Canterino. Che è un uccellino. Un passerotto. Ah, che ci facevi con la moto prima? Prima quando? Prima. Che sta fando, Sonny? Ma ce n'è uno che è bellissimo, raga. Ecco. Lo sta scrivendo adesso, lo sta scrivendo. No, non lo sta scrivendo, stavo leggendo, è bellissimo. E che c'è sta scritto, sentiamo. Vaffa mock da chi te sta molto attaccato. Ma non l'ho letto questo. Non sono io. Io ve l'ho letto tutto te, De Bennis. Tre ne ho visti. Ma scusa, a sto punto, ho visto quanto costa, non è che me lo ridai quello scemo che legge, che ci sospende. Assolutamente no. Grazie. No, lo vuoi, ora voglio il doppio. Ti assicuro, mi compro il negozietto e ho pago la metà. E che aveva scritto? Ah, è mio. Ma perché quelli del Venice ce ne sono due? Ce ne dovrebbero essere tre. Tutti stessi. Sono tre tutte uguali, sì. Ti vuole rubare la clientela. E dipendente. Che vende mangiare. Appunto. Allora facciamo... Indovina, mo leggo e sto scemo, eh? No. No, scemo chi legge me lo tengo io, lo tengo qua per i ragazzi. Sto cercando. Ah, ma. Ah, il Santorum è aperto, che può spiare. Eh sì, c'è l'open bar. Vabbè. Ora? Ancora bar. Da Signor Vince. Accompagno, almeno faccio la cosa. Vabbè, ecco, così ti sequestro. Ma è pronto? È pronto? È pronto? Voilà. Ma quello c'è in città. Se quello c'è in città, mi fa un favore. Faccio dei pipo da loro. Ma se non c'è in città, come tu faccio le RP? Non coglione. Vabbè, le mando un messaggio. Winter. Quando sei sveglio, mandami. Illumino io e mezzo. Che modello? La Diablos. Ah, Diablos. Ah, il casco mi serve. Aia. Vuoi un consiglio? No. Che vuoi? C'è. Un consiglio per le moto? Che consiglio? È la più OP di tutte le moto. Arriva a 2.20, 2.30. Com'era? C'è.
Però al buono posto. Ma finisci di sgraffarmi la moto, se ti do un caccio. Ma finisci di sgraffarmi la moto, do un caccio, ti do. Ma in realtà se l'ho toccata, sai? Com'è? Come si faceva? Ah, questo si faceva. Che succede? Ah, niente, c'è Miguel che vorrebbe fare un provino. Ti do un gancio, ti faccio volare dalla moto. Sai, non t'ho preso. Ah, che ne so. Vabbè, ma dove va? Senza casco, va questo. Esatto. Beh, tanto fa una multa lei, mica a me. Accetto. Ce l'ho. No, ma ce l'ho. Aspetta, dove vado là? Vado là, però mi sa che devo mettermi il casco, se no cago in un cazzo la polizia. Quindi andiamo a cambiarci, l'ennesima volta. Madonna, che palle, che ora so? Ma fa proprio tanto me ne scendo. È qua? Non mi ricordo se è qua. No, non è qua. Madonna mia, labirinto sto cazzo del locale. Allora. È un poliziotto. Facciamo prima, no? Oh no! Allora aspetta. Ah, io c'ho con il casco, quale c'ho questo? Vediamo. No, senza casco, porca puttana. C'ho quello elegante, mi pare. Ladro. Posso vediamo ladro. Oh, oh cazzo, come dai? Ah, facciamo moto, va, siamo in moto. E vabbè. Andiamo al laboratorio là e poi casomai stacco. A cosa meaning? Prima mamma là. Oh no. Oh da 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 na. Oh no. Andiamo a mini. Oggi è sabato, ma ne sono risultato,
Vado all'NPC che mi stavo mettendo sotto. Ma non lo so, va. Sto NPC di merda. Aspetta che si è cambiata la lingua dalla tastiera. Ma devo dentro. Beh, se... è per forza. Anzi, sono uno, bravo. Meno male. No, 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 che buono. Quando? 31.000... Quando cazzo mi sono fatto dei soldi? 31 e qualcosa, vabbè, 168... Potrei andarmi a comprare la BF potenziale. No, aspetta. Se era 30%, 90.000, 30% dovrebbe essere sui 40 qualcosa, mi pare. Cazzo, ho cliccato? No! Non devo cliccare niente qua. Azze. Che vuoi? Potresti stare un attimo al locale? Che vuoi da me? Ecco, brava. A posto, brava. Se servi. Non scherzare sempre, però. No, io tra poco devo andare, babba. Ciao. Non ho detto ora. Vabbè, oh, ma proprio. Non salutavo te, non salutavo te, non salutavo te. Ho sbagliato, l'ho detto. Già dai, dai una botta per fare. Ah, per quell'altra è andata a comprare Funko Pop. È qua, è qua. Consumo. Attivi, sì, ma attivi cosa? Ma c'è solo. Uno solo è pieno, mi pare che era questo. Vediamo. Se questo era pieno. Vediamo se ho ragione. Non è manco pieno. Penso. Questo erano 5, 4. No, non lo so. 4, 6. Questo era quello da 2, appunto, da 2. E da 2 pure questo. No, da 1 questo. Ah, vai. Se faccio... sì, prendiamolo. Non c'è... secondo me è inutile tenere quello da 1. Ormai che l'ho potenziato lo so, però... non so, ho fatto forse una minchia da adesso, però... oh, che è successo? Na 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 na. Fanuccio, che fai, Fanuccio? Lo scrive. Allora, andiamo. Allora, la moto mia, dov'è l'altra moto mia? La cagoia al tennis. Al Benz. Sì, va bene. Quindi lasciamo... no, questa la lascio... lasciamola qua, tanto dopo poi ritorno.
proprio qua sopra. Che ne so, se secondo me ne parlo, dobbiamo scendere a Sondrio per prendere le medicine. Quindi grazie per la compagnia che mi è rimasto. Ma cazzo è Geresh? Ma qua c'è... aspetta un attimo, dove è andato questo? Ah, c'è! Ho preso il giubbotto. Io vado, assassina, forse, bye bye. Ciao. E allora, facciamo il raid a sta babba, va? Ma diciamo, facciamo mai raid. Raid... Vighi... Roxo, si chiama, pare. Lei, sei lei, lei. Vediamo se si vede forse stasera o domani, vediamo. Vedi brevi. Ciao ciao.